Benvenuti al Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andrea Trani. È un momento di particolare emozione per tutti quanti noi carabinieri e spero anche per voi, familiari dei nostri eroi, a cui è dedicata questa giornata e a cui è dedicato questo spazio che abbiamo voluto recuperare e devolvere alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita e la propria esistenza per un ideale. Un ideale che tentiamo, grazie anche al loro esempio, di portare avanti. Per questo vi ringrazio della vostra presenza odierna e della vostra vicinanza. Stesso ringraziamento rivolgo alla professoressa Antonella Palmitessa, che ci ha consentito con la sua opera e la sua abnegazione di essere qui oggi decorando questo bellissimo cortile. Un ringraziamento ulteriore va ai miei collaboratori che hanno dedicato il loro tempo libero mettendo il cuore oltre ogni ostacolo. Perché abbiamo voluto dedicare questo spazio a questi eroi virtuosi? Kalos Kayagatos, il loro ricordo deve essere sempre vivo, perché un tempo senza memoria non può essere un tempo proficuo. L'Agorà, per gli antichi greci, era il centro principale della città e punto di riferimento per l'intera comunità. L'abbiamo voluto chiamare proprio Agorà, perché è da qui che verranno prese tutte le decisioni più importanti per poter rispondere ogni giorno ai bisogni di sicurezza del cittadino e di un territorio come il nostro, diventando così il vero cuore pulsante del comando provinciale. Gli eroi ci guardano sempre. Queste persone, questi uomini, questi ragazzi hanno compiuto da persone normali dei gesti di valore che verranno sempre ricordati, lasciandoci viva la memoria nei nostri cuori. Sarà punto di partenza per far conoscere ai più giovani le vittime con gli alamari appartenenti a questa provincia. Grazie ancora e godetevi questo spazio all'interno della nostra caserma.